Allora, siamo tornati in diretta e siamo con il terzo step. Invito i cittadini di Gran Michele, così come stanno facendo numerosi, a partecipare a questa trasmissione stasera, questo stasera con speciale Gran Michele 2013, amministrative 2013. La città è chiamata domenica e lunedì, di 9 e 10 giugno, a votare. I seggi si apriranno alle 7 di mattina fino alle 10 di sera domenica e poi dalle 7 di mattina a lunedì fino alle 15. Dopodiché comincerà lo spoglio che noi seguiremo così per le grandi linee per poi fare degli approfondimenti più dettagliati sia col vincitore che con chi ha partecipato a partire dalle ore 21 nel nostro programma stasera con. Allora, potete intervenire con gli strumenti SMS 334-335-8592 oppure con un'email, redazione chiocciola tvrxenon.it, oppure al telefono 0933 50 538 per i meno adusi a queste diavolerie appunto dei telefonini e dei computer di internet. Lo dico agli altri, ma lo faccio a me stesso, questo mi è più pratico. Va bene, allora io ho guadagnato così qualche secondo ancora per aspettare le 22:30 in punto. Ecco, andiamo a questo, io lo spazio, il terzo spazio del terzo candidato sindaco, del candidato sindaco Luisa Di Geronimo. Ecco, vado subito a presentare gli ospiti. La dottoressa Di Geronimo è assente per indisposizione all'ultimo minuto ed è presente, do il benvenuto all'assessore indicato, il dottor Raffaele Barone. Buonasera, grazie di essere qui Buonasera, con noi. grazie a Sono le voi. 22:30 da questo momento, tre quarti d'ora. Te, tu, cosa ci diamo? Del tu, del Del lei? tuo, del Ci diamo tuo, del del tu, diciamo, tuo. ci conosciamo da una vita. Raffaele, innanzitutto per correttezza, io come editore di questa trasmissione e conduttore ho detto così, in effetti doveva esserci il sindaco, però in questo momento si è presentato soltanto l'assessore designato, vice sindaco, Raffaele Barone. Lo stesso, con mia grande sorpresa, ovviamente, mi ha comunicato che la dottoressa Luisa Di Geronimo, ha avuto un'indisposizione all'ultimo minuto. Parlane tu in questo momento Sì, per giustificare questo, per una questione di, è voglio dire, questo. Un'indisposizione, una campagna elettorale lunga, tanti impegni, è una donna, le donne hanno, oltre all'impegno politico, hanno la famiglia e quindi, secondo me, è giustificata. vabbè, io mi sono posto il problema se era giusto fare la trasmissione o no. Io devo dare atto al dottor Raffaele Barone, il quale mi ha detto scegli tu, decidi tu. Mi è sembrato opportuno comunque dare lo spazio, seppur all'indicato assessore, se non altro per ricordare che la presentazione della candidatura del candidato sindaco Luisa Di Geronimo, la stessa l'ha voluto fare assieme al candidato assessore, indicato assessore vice sindaco, il dottor Raffaele Barone, per cui ti ringrazio della disponibilità. Mi sembra giusto per correttezza nei confronti della città di Gran Michele che abbiano la possibilità, seppur col vice sindaco indicato già Raffaele Barone, che la città possa interloquire in questi 45 minuti con la coalizione che sostiene Luisa Di Geronimo, candidato sindaco, e quindi va bene Io così. voglio fare una premessa, un po' Sì. penso che l'impegno delle donne in politica presuppone anche un modo diverso di pensare, gli impegni, la donna deve coniugare l'impegno familiare con l'impegno politico. Io penso che dobbiamo abituarci. Vi posso assicurare che con Luisa Di Geronimo ci sentiamo più volte al giorno, c'è una forte sintonia, quindi spero di poter rispondere. Portando anche il suo pensiero, il suo modo di pensare alla nostra città per il futuro. Allora, io vado subito ad iniziare con le domande. Ecco, poi se resta spazio parliamo un po' del programma invece del candidato sindaco Luisa Di Geronimo. La prima domanda che perviene da me, vabbè, generico, viva Dio. Per Luisa Di Geronimo, cosa intende fare per i giovani per quanto riguarda il lavoro e per gli spazi ricreativi? Io, non è Luisa Di Geronimo che risponde, è il vice sindaco indicato, Raffaele Barone. Prego, Raffaele. Voglio dire, la città, so che sono in fase di completamento il palazzetto dello sport, in fase di
esecuzione del lavoro, di bando di gara, è stata realizzata una palestra comunale, completata la palestra comunale. E poi penso che i giovani devono più partecipare alla vita culturale e sociale della città. Il nostro programma proprio c'è uno spazio, uno dei 10 punti è proprio dedicato proprio ai giovani. Gran Michele Giovane, Creativa e Sportiva. Cioè, noi abbiamo anche pensato, per esempio, di bandire ogni anno l'idea più originale dal punto di vista imprenditoriale, proprio partire anche dai giovani, perché i giovani devono sviluppare il loro talento, la loro creatività e mettere a servizio della città, perché il problema principale della nostra città è il lavoro e noi dobbiamo partire proprio dalle scuole, dai ragazzi, perché Gran Michele è una città proprio i figli delle famiglie nostre sono figli di agricoltori, di artigiani, di professionisti. Quindi l'impegno nostro, noi vorremmo molto sviluppare tutte le nuove tecnologie, le nuove comunicazioni. Abbiamo messo proprio un punto di programma, Gran Michele, che si collega alle nuove, l'abbiamo chiamato Gran Michele Città, Digitale Smart nel Mondo. In fondo, in questa campagna elettorale l'hanno fatta veramente da padrona ai giovanissimi, con Facebook, con le dirette, dei comizi, con la partecipazione in piazza. Io penso che è Gran Michele, questa campagna elettorale ha portato i giovani in piazza e i giovani a partecipare a fare politica. Per esempio la nostra coalizione è pienissima di giovani, sono quasi tutti donne e giovani. L'unico, come dice, maturo negli anni sono io. Come? L'uno più avanti negli anni sono io, sono tutti giovanissimi. Posso continuare? Certo. Mi dicono, nei messaggi è scritto sempre per Luisa Di Gerolamo. Certo. Da 10 anni abbiamo ripetutamente chiesto al sindaco Compagnone di asfaltare, almeno dare una sistemata alle strade della contrada Santuzza, ma stiamo ancora aspettando. Con lei potremmo avverare questo diventato per noi quasi, scusate un momento, diventato quasi un desiderio. Io voglio dire a questo cittadino che scrivo, a questi cittadini che scrivo, noi, questa amministrazione è una nuova amministrazione, è un nuovo progetto politico. Proprio anche il programma che abbiamo messo su è un programma elaborato, l'abbiamo messo su nelle primarie, eccetera. Noi faremo di tutto perché la nostra città sia decorosa, bella, funzionale. Lavoreremo molto con i quartieri, faremo proprio delle consulte nei quartieri in modo tale che tutti i problemi possano essere affrontati. E cercheremo, coinvolgeremo i cittadini attivamente a trovare la soluzione a tutti i problemi, compreso i problemi della Santuzza. Due forze che sono state sempre all'opposizione, quali MPA e il PD fino a poche settimane fa, come fanno a parlare di una coalizione dello sviluppo proveniente da due scuole di pensiero molto diverse? Sarà l'interesse per le poltrone, punto di domanda. Guarda, la cosa più, secondo me, più originale di questa campagna elettorale è questo. Nei momenti di crisi si rompono gli schemi. È anche stato molto interessante vedere quanti giovani nostri, quanti giovani tradizionalmente di aria. Gran Michele è stata condizionata all'aria, diciamo, laica, l'aria laica di sinistra e l'aria cattolica. Abbiamo rotto questo schema. Nei momenti di crisi ci si mette insieme, perché fra le altre cose ci sono stati altri che se ne sono andati per conto suo. Purtroppo noi avevamo proposto le primarie centro-sinistra, questo primarie centro-sinistra è saltato questo schema. Forse siamo nella fase in cui i vecchi schemi non servono più, non funzionano più. Noi ci siamo messi assieme sulla base di un programma e di un progetto. L'abbiamo proposto ai cittadini di Gran Michele con le primarie. Hanno risposto più di 2200, circa 2200 persone partecipando. Come dice, consolidando che questo mette insieme la parte laica, la parte cattolica, la parte di destra, la parte di sinistra, già il popolo questa coalizione l'aveva già concepito. Dall'altro lato anche le altre coalizioni sono coalizioni così, pensate che nell'altra coalizione c'è Rifondazione Comunista con il PDL, quindi noi abbiamo messo insieme invece, l'abbiamo fatto anche consapevolmente, per esempio io sono il primo. Penso che tutti mi conoscono, tutto si può pensare di me tranne che pensare a una poltrona, anzi io ho messo da parte tanti miei interessi per
per un servizio alla città, perché poi la cosa bella che uno può fare è creare comunità e gratuitamente, con la gratuità, donare se stesso alla città. Io penso che invece è stato un gesto generoso. Non bisogna guardare al passato, bisogna guardare avanti. Il mondo sta cambiando. Stiamo vivendo fasi eccezionali di trasformazione radicale. Quindi guardare a quello che sta avvenendo con gli occhi del passato non si capisce. D'altronde è così, non è un caso, non l'abbiamo inventato noi. In questa campagna elettorale non c'è una lista che non è trasversale. Tutte le liste, tutte le quattro le liste Diciamo raccolgono. coalizioni. Queste quattro coalizioni, in tutte le quattro coalizioni tu trovi persone che tradizionalmente sono state a destra, a centro e a sinistra, in tutte e quattro. Noi abbiamo messo su un progetto che pensiamo che possa servire alla città di Gran Michele e noi pensiamo che la città di Gran Michele possa servire a un progetto più ampio di sviluppo economico, perché le politiche per lo sviluppo li detterà l'Unione Europea. Se l'Unione Europea cambierà politica, ci sarà sviluppo, come è stato in America. In America hanno deciso di investire in infrastrutture, in servizi, hanno fatto dei punti di deficit del bilancio e l'economia è partita. Noi speriamo che di qui al prossimo anno il governo Letta qualcosa sta facendo, ma se non lo fanno, penso che si voterà in Germania. Dopo il voto in Germania la Merkel lo capirà che dovrà cambiare, no, politica, non più politica restrittiva, ma politica di Speriamo che espansione e di perda le sviluppo. elezioni comunque. O se perde le elezioni ancora meglio, nel senso che Appunto. il popolo dirà ci vuole politica. L'Europa deve investire. Noi, Gran Michele, metteremo Gran Michele a servizio delle imprese di Gran Michele e del Calatino, perché tutte le politiche europee si giocano su un bacino ottimale e il Calatino è il bacino ottimale. Anche una cultura, una tradizione eccezionale, questo punto, un curriculum eccezionale, e penso che l'unica possibilità che abbiamo è questa. Il progetto è mirato a questo. Leggo altri SMS. Lo leggo ma per soddisfare che il candidato Luisa Di Geronimo è impegnata a fare i Cuduredi emaili. Ma io, Sarei impegnata a fare i Cuduredi? Che cosa fai? È chissà, indisposta, dai. io, no, io rispondo invece, perché secondo me questa A me cosa sembrava una a battuta. me mi sembra battuta, però forse chi l'ha fatto non coglie in profondità questa cosa. Ieri sera è venuto a Gran Michele Grillo E l'abbiamo, ne e ha abbiamo parlato parlato. dei Cuduredi emeili. Ah sì? Grillo ha detto che dice, Non fare l'imitazione però. avete una città bella. Avete una cultura, avete dei beni archeologici, dei beni monumentali, avete l'alimentazione, avete la vostra alimentazione che è speciale, che è straordinaria. Questa cosa dei Cuduredi emeili, che sembra una battuta stupida perché la gente, come dice, la coglie come un fatto folcloristico. Noi pensiamo questo. Guarda, Gran Michele, la parte più intelligente, la parte più innovativa, vende le arance via internet. Io mi sono fatto un giro delle imprese. Che cosa è successo? Che l'imprenditore agricolo, il figlio, la moglie, hanno cominciato a spedire tramite internet. Si sono fatti naturalmente tramite internet il loro sito internet. Mi sono guardato i siti e ho detto a tutti, ne ho visto alcuni, alcuni orgogliosi, guarda, mio figlio ha fatto il sito. E ho detto, quanti clienti c'è? Ogni azienda, perché l'unico modo per guadagnare è vendere direttamente, e internet ti permette di vendere direttamente e quindi di guadagnare. Quest'anno Certo. sono state vendute le arance, e molte arance sono, sai quando si dice, sono vendute con questa modalità che permette di non speculare il commerciante. Noi abbiamo detto, ma perché tutti questi clienti, e sono migliaia, i clienti dei nostri agricoltori o i clienti dei nostri artigiani, che sono il nostro un artigianato raffinato, noi abbiamo un artigianato evoluto. Pensa alla Biennale, ci vanno gli artigiani Gran Michele a fare le opere. Perché non spedire anche i nostri prodotti tipici, invitandoli poi nella nostra città? E lo diceva proprio, ma veramente lo diceva, se lo dice Grillo sembra cosa bella. Grillo diceva questo: dobbiamo sviluppare il turismo, e il turismo lo sviluppiamo attraverso una capacità di accoglienza. E io vorrei dire questo: i Cuduredi emeili sono il frutto della nostra cultura, l'anima della nostra cultura. Speriamo che la gente venga, che riusciamo ad accogliere la nostra città con la nostra cultura culinaria, con la nostra cultura alimentare che è famosa in tutto il mondo.
Allora, leggiamo un altro messaggio, sempre cattivo. PD più MPA, esclamativo, ma, esclamativo pure. Per Luisa, le politiche giovanili di cui lei è stata assessore, che fine hanno fatto da 5 mesi a oggi? Cosa intende fare con il centro di aggregazione giovanile ormai abbandonato, pieno solo di uffici e depositi, ma senza mai nessun giovane? Capisco che qui la Luisa di Gerone, ma attenzione, abbiamo detto che per No, ma indisposizione non è presente. posso Prego. rispondere perché appunto siamo molto in sintonia con spero la futura sindaca, che per la prima volta sarebbe un sindaco donna nella città di Cremera, sarebbe un fatto storico. Intanto PD e MPA. Vorrei ricordare che un pezzo dell'MPA, l'altra sera hanno fatto un comizio in piazza, circa 7-8 consiglieri che militavano nell'MPA sono dall'altro lato, nell'altra coalizione. Quindi non c'è l'MPA. L'MPA, come dice, c'è un pezzo che è di là e un pezzo che è di qua. Quindi è una coalizione nuova, è un progetto nuovo, è una coalizione civica. Io penso che noi abbiamo preso il meglio, noi abbiamo preso, penso che abbiamo preso il meglio. Per quanto riguarda il centro giovanile non è vero che è abbandonato, è di fronte a casa mia. Quindi io lo vedo ogni giorno dal mio balcone, è pieno di attività, è pieno di iniziative e speriamo che questo centro possa svilupparsi ancora di più. Noi abbiamo per esempio in progetto nella villa lì vicino c'è la villa comunale. Noi vorremmo fare in modo che questa villa comunale torni ad essere molto viva, attiva, togliendo per esempio i muri, facendo diventare un parco gioco per i bambini e utilizzare anche quello spazio di fronte dove si fa il mercato venerdì come uno spazio anche di incontro, eccetera. Quindi, ci sono degli uffici. Io nella nostro progetto il centro di aggregazione giovanile si trasformerà oltre al centro di aggregazione giovanile anche un centro di attività culturale, di laboratorio, perché così è stato concepito nella sua origine questo centro. Ci ho lavorato io a suo tempo quando ero consigliere comunale perché si realizzasse questo centro, un centro giovanile ma anche culturale, ricreativo, dove possono trovare spazio le attività dei giovani e non solo. Qui è arrivato uno per te, meno male. Al signor Barone ho chiesto cosa intende fare per il lavoro per i giovani e non ha risposto. Era la domanda di Mary, di prima, riguardava il lavoro e gli spazi ricreativi. Dobbiamo specificare meglio. La domanda è cosa intende fare per i giovani per quanto riguarda il lavoro e gli spazi ricreativi. La stessa, dice che probabilmente forse non è stata esaustiva la risposta. Ma sì, io ho detto questo, noi tutto questo nostro progetto l'abbiamo pensato rispetto al lavoro. Se c'è il tempo cerco di spiegarlo, noi abbiamo messo un punto fondamentale e abbiamo detto un patto con le imprese. Un patto con le imprese significa con le imprese artigianali, agricole e di servizi di Gran Michele, in modo tale che per quanto riguarda la formazione, la ricerca, l'innovazione, il credito possa essere una base di riferimento per creare, come dice, sviluppo all'impresa, perché l'occupazione la creano nell'impresa per il futuro e noi dobbiamo fare in modo che le nostre imprese si sviluppano, che le nostre imprese siano sul mercato, che le nostre imprese ampliano il loro ambito di mercato. Quindi io voglio dire questo anche ai giovani, dovremmo aiutare le nostre imprese a far nascere altre imprese, abbiamo scritto nel programma start-up di imprese, fare in modo che altre imprese, vorrei dire ai giovani, se lo vogliono fare già sin da ora, i comuni del Calatino hanno una fondazione, si chiama Fondazione Microcredito e Sviluppo, noi possiamo, se c'è qualche ragazzo, qualche giovane che vuole fare qualche impresa collegata alle imprese che già ci sono o in spin-off dalle imprese che già ci sono, noi possiamo dare il microcredito, che significa un finanziamento, un credito fino sulla fiducia, senza interesse, senza copertura, con l'interesse dell'1%, senza, come dice, senza coperture, fino a 15.000 euro. Quindi noi, per esempio, questa Senza questione garanzie, senza dice. garanzia, sulla fiducia. Quindi noi, tutti i giovani che vogliono fare, per esempio, un'attività autonoma, abbiamo già un progetto che è il microcredito, in cui possiamo partire già da subito rispetto al lavoro. E poi noi pensiamo abbiamo messo
Abbiamo pensato di sviluppare il polo energetico. Già il governo ha messo su una serie di progetti rispetto alle nuove fonti energetiche, fotovoltaico, eccetera. Quindi, ecco, sviluppare la nostra caratteristica imprenditoriale, artigianale. E poi per quanto riguarda l'agricoltura, ho detto poco fa, ampliare la zona, le attività agricole. A Gran Michele sono nate degli agriturismi. Dobbiamo sviluppare le nostre attività agricole e anche trasformarle. Devono diventare sia di produzione ma anche di ricezione. Devono essere collegati al turismo, perché dovremmo collegarci con il turismo culturale della Val di Noto. Questa domanda era importante passarla alla dottoressa Di Geronimo, però la leggo. Dice un telespettatore: come mai un anticomunista filoclericale come Luisa Di Geronimo si trova alleata dei comunisti? Non prova imbarazzo? Qui davanti abbiamo un comunista, però. Io penso che questo signore, non so chi è, Manco io. ha uno schema, veramente uno schema vecchio, uno schema, questo è lo schema, come dice, di Berlusconi, che divide tutto in comunisti e anticomunisti. Non ci sono ormai né i comunisti né gli anticomunisti. Io ho conosciuto Luisa Di Gerona. Luisa Di Gerona è una cattolica, io sono un laico e penso che il meglio dell'Italia, nella cultura e nella tradizione istituzionale, la democrazia l'ha portato l'aria laica socialista e l'aria cattolica democratica. Quindi è un incontro fertile. Guardate che nei momenti di crisi fondamentale, se non ci fosse stata quest'aria cattolica e democratica, se fossero messe insieme, l'Italia sarebbe sprofondata in forma di degenerazione e di rischi che ha provato. Pensate al periodo del compromesso storico, la lotta al terrorismo, la lotta al periodo di Ciampi, cioè quando la crisi economica. Siamo in una fase di grande crisi, le forze diverse si devono unificare per guardare agli interessi generali. Qui non è un problema dei comunisti e degli anticomunisti o dei cattolici e dei laici. Dobbiamo metterci insieme per il bene comune. Ancora, cosa pensate di fare sui servizi sociali? Sui servizi sociali noi Qui pensiamo, giochiamo in casa, no? io penso che, guarda, se vinciamo, mi piacerebbe, uno degli obiettivi per cui mi impegnerò e mi sto impegnando in questa campagna elettorale, io sai che sono collegato con tante esperienze nazionali e internazionali, vado in giro, a Gran Michele sono andate alcune esperienze, sono pilota, purtroppo i cittadini non è che li conoscono molto, a Gran Michele e a Caltagirone. Gran Michele e Caltagirone è conosciuta in tutta Italia per questa grande innovazione. Pensa a tutta l'attività domiciliare, l'attività per i disabili mentali, il gruppo appartamento. Noi abbiamo sperimentato in questo territorio, con il comune di Caltagirone e i comuni del comprensorio, compreso Gran Michele, l'assegno servizi. L'assegno servizi era una modalità di gestire i servizi alle persone, non più il ricovero, le rette, ma ogni persona il suo progetto, il progetto personalizzato. L'abbiamo sperimentato in parte a Caltagirone, io per quanto riguarda il mio aspetto professionale l'abbiamo sperimentato a Gran Michele. A Gran Michele esistono due gruppi appartamento. Sono nati i primi che sono nati in Italia e adesso sono diventati, ce ne sono migliaia in tutta Italia. Sono stati copiati dalle città di Torino, la città di Milano, la città di Roma. Così come l'assegno servizio. Oggi in Italia non si parla altro sull'innovazione dei servizi, l'abbiamo trasformato in budget di salute. Anche il programma, il piano strategico regionale per quanto riguarda la salute mentale, ha mutuato questa sperimentazione. Se noi vinciamo Gran Michele diventerà un'area di sperimentazione dei servizi sociali in cui gli anziani, i minori, i diversamente abili avranno, come dice, il più ampio spazio possibile, soprattutto cercando di progettare innovazione. Mi piacerebbe, io ho una rete di associazioni di volontariato, di polisportive che fanno iniziative con la partecipazione di migliaia di persone che vengono da tutta Italia, li fanno in varie parti d'Italia. Mi piacerebbe portare migliaia di persone che hanno trasformato la disabilità in una abilità nella piazza di Gran Michele e fare la piazza di Gran Michele un grande laboratorio di ricerca, di incontro di tutte le esperienze più avanzate d'Italia. Cosa ne pensa dei consorzi dei liberi comuni?
Ma In guarda, questo momento ne penso un gran bene, Paolo. io penso questo, è l'unica occasione che noi abbiamo nel Calatino e a Gran Michele. So che c'è anche purtroppo registro che anche su questa grande occasione c'è anche dello scetticismo. La Regione Siciliana ha fatto una cosa buona, che ha avuto il coraggio di farlo, ma che prima o dopo lo faranno in tutta Italia, abolire le province. Noi in questo comprensorio siamo stati, come sempre, quando uno è troppo avanti rischia di non raccogliere i frutti. E infatti. Noi siamo il comprensorio, il distretto più avanzato rispetto all'innovazione dei liberi consorzi. Noi, io sempre, tu ti ricordi, io non ho mai parlato a fuori della provincia di Caltagirone, ho sempre parlato del libero consorzio dei comuni. Finalmente, abolita la provincia di Catania, forse possiamo fare il consorzio del Calatino allargato magari a Piazza Armerina, Niscema e qualche altra realtà, perché ci si può aggregare, ci si può consorziare anche con altre città da fuori. Però penso che il libero consorzio dei comuni, intanto che cosa prevede la legge per dirlo ai cittadini? Il libero consorzio dei comuni prevede la gestione del servizio idrico integrato. Se vogliamo abbassare le tasse per quanto riguarda l'acqua, dobbiamo avere una gestione dell'acqua pubblica sinergica, consorziata fra i comuni per abbassare il costo, perché questi servizi, la tassazione è a pareggio di bilancio del costo, quindi acqua pubblica gestita con il libero consorzio dei comuni. Servizi ambientali, raccolta differenziata, trasformazione. Qui abbiamo, peccato, mi piange il cuore, qui c'è l'esperienza più avanzata d'Italia per quanto riguarda i servizi di trasformazione, la carta, il cartone, l'alluminio, eccetera. Trasformare, questi sono bacini occupazionali, creano lavoro e rendono la vita, migliorano la vita. Poi le case popolari. Questa è un'altra competenza che passa al libero consorzio comune. Mi piacerebbe, ci piacerebbe, ne abbiamo parlato con Luisa, per esempio, recuperare alcuni quartieri che ormai sono disabitati a Gran Michele, invece di fare palazzine nuove, che spesso sono palazzine nuove e aggregano, come dice, fanno dei ghetti nelle città. Invece ristrutturare i vecchi centri, no, i vecchi quartieri, come dice, abbandonati per edilizia economica popolare. Ecco, questi. Poi penso a tutti i servizi sociali vanno costruiti in rete con i piani di zona. Quindi il libero consorzio comune, io penso che l'unica possibilità che abbiamo per il Calatino è rimettere insieme un programma possibile di sviluppo economico, anche perché abbiamo un know-how, abbiamo un'esperienza importante, dovremmo rilanciarla al massimo. E io spero che se i cittadini premeranno questa nostra coalizione, che non a caso si chiama Coalizione per lo Sviluppo del Gran Michele, noi l'indomani mattina cominceremo a tessere le alleanze perché si possa ricostruire il libero consorzio dei comuni. Allora, dico sempre che questo è lo E poi spazio. penso ai distretti produttivi. Guardate, ho portato qui la locandina. Questa è la locandina del distretto agrume di Sicilia, che ormai è diventata una realtà, una delle più grosse realtà di commercializzazione di rete di imprese delle arance siciliane. È diventata distretto agrumi di Sicilia, era vecchio, all'inizio si chiamava Arancia Rossa, è nata in una discussione con due imprenditori nella stanza dell'area industriale. Questa ormai è la realtà più importante, più interessante, più innovativa che esiste in Sicilia. E io spero che da questo progetto possa nascere i distretti produttivi. Noi avevamo lasciato i distretti produttivi dell'uva da tavola, i distretti produttivi del fico d'India, i distretti produttivi dell'arancia rossa. Questa è la possibilità di sviluppo. Quindi i consorzi dei comuni, anche il consorzio delle imprese e la rete delle imprese, e solo così si può stare sui mercati mondiali. Andiamo avanti ancora. Come mai lo scerbamento viene fatto come al solito poche settimane prima del voto? Ma questo non è un No, problema io devo dire una perché. cosa però, devo dare atto che la città, tutto sommato, anche se ho visto che in piazza stanno, sai, quando vai a cercare il pelo nell'uovo, tutto sommato è tenuta pulita, tutto sommato, Gran Michele non c'è immondizia, è tenuta pulita, decorosa, se guardate anche le piazzette sono state fatte decenti, sono state fatte, secondo me sono state fatte bene, anche perché a suo tempo ho dato un contributo io perché si realizzassero in quel modo anche decoroso. Quindi, tutto sommato la città nostra è decorosa, dobbiamo migliorarla sicuramente, io dico oggi la città è decorosa, se vinciamo noi deve essere splendida, perché se vogliamo fare turismo la gente deve trovare una città pulita, bella ed elegante.
Io ho proposto a suo tempo, e il sindaco Compagnone l'ha fatto, di cominciare a riempire la città di opere d'arte di alto valore, e sono state fatte alcune di queste cose. Dobbiamo migliorarla, ma se la stanno pulendo, fanno il loro dovere. Ci sono una serie di quesiti a cui già ne abbiamo parlato, però per questione di, così, di gratificazione, perché ci ascolta, io li leggo. Dicono che cos'è il microcredito, ne abbiamo parlato. Cosa sono questi consorzi per il turismo? Mi pare che ne abbiamo parlato. Quali sono le vie per il commercio dei nostri prodotti? Posso Largamente. specificare meglio? Sì, ma abbiamo soltanto 15 minuti. Sì. Io vorrei che te li sintetizzo, che cosa si intende fare. Con chi intendete fare consorzio? Quali sono, quale, perché vuole potenziare anche i servizi sanitari? Meno male. Meno Come ci assicurerete un po' di sicurezza? Questo credo che sia una male. domanda Interessante. pertinente. Allora. E poi cosa sono le imprese della green economy? Perfetto, io vorrei Velocemente però queste, velocemente. sono un Il unico. microcredito è una modalità di dare fiducia alle persone e di dare credito sulla fiducia, non sulle coperture finanziarie. Quindi anche le persone che non hanno, come dice, coperture finanziarie, che non sono figli di ricchi, diciamo, che non hanno soldi, possono fare imprese. Il microcredito è stato sperimentato in Bangladesh. Io ho conosciuto e l'ho. Uno che ha vinto, Yunus, ha vinto il premio Nobel per la Nobel, pace, quindi uno quello che strumento. lo ideò. Pensa che a Clinton la destra, a Barack Obama la destra lo attaccava, i conservatori lo attaccavano per impedire che lui facesse il microcredito, perché il microcredito l'Unione Europea nel 2014-2020 finanzierà soprattutto microfinanza, cioè l'economia sarà un'economia di piccole imprese, di prossimità, dei prodotti tipici. Della qualità dell'accoglienza, dei bed and breakfast, degli agriturismi, questo è il microcredito. Io ora dovreste ricordarmele uno a uno le cose. Le reti commerciali, i nostri prodotti devono poter stare sui mercati nazionali e internazionali attraverso anche forme nuove. Gran Michele, vedi i progetti sociali, da noi c'era un progetto sociale Horizon, per questo dico, perché vogliamo sviluppare il servizio sociale. Una signora ha fatto, noi avevamo allora l'idea di vendere i prodotti artigianali, i nostri ragazzi facevano ceramiche molto belle, artistiche, avevamo messo insieme i pazienti con problemi di salute mentale e i più grandi artisti, Alessi, Vassallone, eccetera. Avevamo cominciato, l'idea era di vendere questi prodotti via internet. Quando è finito il progetto, questa signora, moglie di un agricoltore, ha cominciato a vendere le arance. Adesso vendo quasi tutte le arance con questa modalità originale. Per esempio l'associazione dei consumatori, eccetera. L'altra domanda qual era? No, erano diverse, lo tirate giù così, cos'è la green economy, La ma mi pare che green economy, qui dovremmo fare un guarda, io ho trattato, portato una sulla diciamo. green economy. Il nostro comprensorio ha un progetto, si chiama Polo di Recupero, presentato alla Regione. È un progetto grossissimo che equivale a circa 62 milioni, 63 milioni di euro. Qualcuno qui nella nostra campagnetta ha fatto un progetto di marketing, che ce l'hanno proposto pure anche a noi. Sai, ci sono queste consulenze che ti fanno il marketing, ti imbubono una cosa, che poi uno dei tanti progetti. Uno dei tanti progetti. Noi qui abbiamo fatto nel passato tantissimi progetti, altro che 20 milioni, abbiamo portato progetti da 50, da 60 milioni. Per esempio, questo è il Polo di Recupero. Significa fare della plastica, dell'alluminio, di tutti i prodotti di trasformazione e di recupero delle attività economiche, la trasformazione, le energie, tutte queste sono nuovi bacini occupazionali che noi dovremmo aiutare i giovani soprattutto a formarsi, a sperimentarsi e a creare imprese anche in questi settori, perché questo migliora la qualità della vita di un territorio e crea un'impresa. Andiamo avanti, abbiamo ancora poco meno di 15 minuti. Per Luisa Di Geronimo, che dico stasera non è qui presente per indisposizione all'ultimo minuto, ed è rappresentata dall'indicato assessore vice sindaco, il dottor Raffaele Barone. Per Luisa Di Geronimo, scrive ancora: sono una ragazza di 16 anni e abito in periferia. Molte volte ho paura di uscire di casa a piedi per il problema dei cani randagi.
Come pensate di risolvere questo problema? Anche a Caltagirone. Io intanto volevo porre questa questione della sicurezza. Noi abbiamo parlato della sicurezza, abbiamo proprio il primo programma è questo, abbiamo messo uno dei punti, Gramigliale città sicura e nella legalità. Io penso questo, Luisa, un po' ne abbiamo parlato, lei pensa di fare un'interforza, perché a Gramigliale sono successe cose gravissime. E come no? Sono successe cose gravissime che non possono succedere. Tu figura, hanno smontato bancomat in piazza. Com'è possibile che smontano i bancomat in piazza senza che i cittadini se ne accorgano? Punto. Con la videosorveglianza non c'è. Perfetto, sono entrate nelle imprese commerciali e hanno picchiato gli imprenditori. Allora noi metteremo videosorveglianza, dobbiamo coinvolgere le interforze di vigili urbani e carabinieri, polizia, un servizio integrato perché si occupano prevalentemente del controllo del territorio. E io aggiungo che i cittadini devono poter avere un filo diretto, riservato, perché possono sentire il comune, lo Stato vicino. Io lo facevo all'area industriale, il mio compito qual era? Ascoltavo, venivano gli imprenditori, ne parlavamo e il mio compito era poi di coordinarmi con le forze dell'ordine. Il sindaco è l'autorità di polizia, l'autorità che deve collegarsi con la prefettura, eccetera. Noi questo lo faremo, quindi sia con le videosorveglianze, sia con l'attiva partecipazione riservata da parte dei cittadini, che con il collegamento con le forze dell'ordine. Per quanto riguarda la questione dei cani randagi, questo guarda, equivale a tutto ciò che noi dobbiamo fare per il potenziamento di tutti i servizi, anche dei servizi sanitari oltre ai servizi sociali, perché quello dei cani randagi è un servizio sociale e sanitario. Noi dobbiamo potenziare anche i nostri servizi sanitari. La domanda mi sembrava provocatoria. Uno dei compiti del libero consorzio comune è potenziare l'ospedale di Caltagirone, potenziare la domiciliarità integrata, potenziare il raccordo fra territorio e ospedale, e questo deve essere fatto. E noi dobbiamo impegnarci perché anche lì si crea un'occupazione. Noi, tu, ne abbiamo parlato in questa televisione. Io personalmente, insieme al direttore dell'ASL di Catania, stiamo portando avanti un progetto perché qui si possono creare anche nuovi servizi, innovativi servizi che creano occupazione e lavoro per i nostri giovani. Andiamo speditamente. Perché il servizio di pulizia delle strade è stato affidato a una società esterna, essendo un servizio che dovrebbe seguire e dovrebbe essere eseguito dai dipendenti della CALAT? Non so com'è questa cosa. Questa è una cosa che riguarda, penso, il passato. Noi faremo in modo che, come dice, tutte le energie nostre vengano utilizzate al massimo perché, appunto, io spero, ho chiesto spero al futuro sindaco, donna di Gran Michele, di potermi occupare anche della programmazione, del bilancio. Spero, poi vediamo come sarà. Noi dobbiamo gestire tutto in economia. Dove sono stato io, in tutti gli enti dove sono stato io, ho lasciato sempre bilanci in attivo, quindi faremo in modo che i cittadini partecipino intanto. Noi l'abbiamo chiamato bene comune. Bene comune, sai che significa? Significa che i servizi vanno cogestiti fra cittadini e ente pubblico, ente comunale. Faremo in modo per quanto riguarda il trasporto degli alunni, per quanto riguarda dove il cittadino mette soldi e il comune compartecipa, si devono trovare formule nuove di cogestione dei servizi. E quindi laddove è possibile risparmiare, si cerca di risparmiare, ma l'obiettivo è sempre quello di offrire servizi di alta qualità e poi far lavorare i cittadini. Allora, per i nostri telespettatori non posso far ripetere sempre gli argomenti a proposito di progettazione negoziata, cos'è. Ancora una domanda, le aree verdi all'interno delle scuole saranno curate? Mi pare che debbano essere, la risposta mi pare oltremodo positiva. Io sulla questione della progettazione negoziata voglio dire qualcosa, perché nella nostra campagna elettorale c'è stato qualcuno che ha messo su un progetto, eccetera, eccetera. La progettazione negoziata significa che quando un ente pubblico organizza e pensa a un'attività, la deve negoziare con gli interessati, noi si chiama gli stakeholders, con i cittadini, con le imprese. Noi abbiamo detto il patto con le imprese, il patto con le famiglie, ma va negoziato alla pari, non che qualcuno pensa per gli altri, no? Si costruiscono, qualcuno ha copiato il nostro
A Gran Michele sta nascendo una fondazione per la gestione del parco archeologico, no? Noi abbiamo voluto fare l'enfasi, che poi sono questi progetti nuovi di trasformazione urbana, ma questo presuppone che il Consiglio Comunale deliberi, che poi si facciano i bandi, che poi si negoziano i rapporti con gli stakeholder, con gli interessati, e questo significa costruire progetti condivisi nella sostanza, non che qualcuno ci pensa, mi già pensa tutto. Vanno costruiti nella sostanza con bandi pubblici, con selezione, eccetera. Abbiamo 7 minuti a disposizione, Sì. dobbiamo essere spediti. Dottoressa Giuliano, sul parco Occhiolà solo parole? Mi pare di no. Assommiamola a questo. Per il dottor Barone, come lo farete il turismo culturale con la Val di Noto? Allora, noi abbiamo un impianto urbanistico unico al mondo, abbiamo una piazza straordinaria unica al mondo, abbiamo un parco archeologico che come dice, un parco archeologico ed è bene culturale, il museo dove c'è la storia dell'umanità. La Valle dei Margi è una, la Valle dei Margi ha a che fare Presto. con la Grecia, Paliché. con il Medioevo, Echetla, con il Medioevo, eccetera. Noi dobbiamo collegarci con il turismo culturale. Io ho detto l'altra volta, ho fatto una lunga discussione su questo. Noi dobbiamo fare in modo che intanto Gran Michele oggi non esiste nei punti di fermata quando i pullman girano. Gran Michele, Caltagirone e Militello, essendo patrimonio riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, c'è qualcosa che noi dovremmo ancora di più incentivare, giusto? Ancora non abbiamo incentivato abbastanza. Noi dobbiamo fare in modo che i pullman si fermino nella piazza di Gran Michele, i pullman nella piazza di Gran Michele, e che possano fare le fotografie. La piazza. Dovremmo fare qualcosa di straordinario per quella piazza perché deve diventare un'attrazione in cui deve rientrare nei punti di fermo, cioè i pullman devono passare a Gran Michele per girare la Val di Devo Noto. andare velocissimamente, abbiamo meno di 5 minuti. La sagra della salsiccia è sparita e parlate, no, e parlate di mantenere le tradizioni. La sagra della salsiccia è sparita. Ma la sagra della salsiccia non è sparita, forse ci sono stati qualche. Non essendoci. Noi purtroppo a Gran Michele, questa è la tradizione del passato, il comune pagava, metteva soldi, queste sagre costavano troppo. Noi dobbiamo trasformare. La cosa che diceva Luisa, che è stata un po' come si è equivocata, i cittadini devono partecipare. Con loro donazione, con loro tempo libero, come così come facciamo noi quando ci candidiamo, e fare la sagra della salsiccia proprio con l'amore della città. Sarà rilanciata, nel turismo culturale ci sarà questo è uno degli aspetti che svilupperemo. Dobbiamo andare speditamente, vi pregherei di non mandare più messaggi, naturalmente. Come intendete risolvere la situazione dei precari al Comune? In 15 secondi, La Raffaele. questione dei precari comuni, noi saremo a fianco dei precari, questa è una questione che riguarda il governo regionale, sicuramente noi abbiamo molto a cuore il problema dei precari perché sono ormai cittadini da tanti anni, lavorano al comune, noi staremo al loro fianco e incalzeremo la regione perché si possa trovare una soluzione e faremo in modo che i lavoratori precari possano dare un contributo eccezionale ai servizi della nostra città. D'altronde senza i precari molti enti pubblici non potrebbero funzionare, quindi questo dipende dalla regione La leggo tutta, perché le leggo tutti, se non sono. Egregio direttore, poche righe per dire che il signor Barone e i suoi familiari sono stati da oltre 30 anni amministratore della nostra città in varie sfaccettature. Con quali risultati? Questo decennio, continua il messaggio, è stato letale per Gran Michele ed il Partito Democratico in qualità di partner clandestino di Compagnone. Non ha fatto nulla per fermare questa deriva. Allora, Spedito io però. sono stato 9 mesi assessore al Comune di Gran Michele e basta. Negli ultimi 20 anni ho fatto solo 9 mesi assessore e il sindaco che mi ha preceduto mi mandò a casa perché sta lavorando bene. Solo 9 mesi. Noi abbiamo fatto quasi sempre all'opposizione proprio perché siamo liberi, come dice, liberi e liberi pensatori. Abbiamo fatto quasi sempre all'opposizione. Speriamo che invece ai cittadini ci possano finalmente dare la possibilità di dare il nostro contributo di governo. Spesso l'abbiamo fatto all'opposizione, noi per decenni siamo stati all'opposizione. I furbi hanno pensato di adesso passare all'altro per Gli continuare leggo però poi la risposta a governare. Sì. gliela diamo finale. Turismo a Gran Michele, punto di domanda. Ma di che cosa si parla? Per
Non prendete in giro la gente, Caltagirone, Piazza Armerina, Ragusa, Modica, solo da lì si possono intercettare qualche turista. E questo mi E pare che lo ha questo detto. l'abbiamo detto. Questo lo ha detto. Signor Barone, una curiosità. Hai un bed and breakfast? Quanti turisti ospiti all'anno? Cioè, della Queste serie, poche, turisti quanti ne passano a Gran non ne Michele? Ecco, passano non ne molte, non passano. ne passano molte, e perché appunto ci deve essere una politica di programmazione. Quello che dicevo, se il comune, Non i ce la comuni non si facciamo, mettono insieme, non ce la no, e facciamo, non non ce entrano la nella facciamo. rete, Però ho non bisogno passa. di tirarli questi. Sì. Revocherete in caso di vostra vittoria la gestione dell'acqua e della SIA? Sì, ha detto Certo, sì. A certo. Gran Michele abbiamo il dramma della strada statale 417 e questo mi pare che sia un dramma non solo di Gran Michele, ma di tutta la Catania, Gela, Tu Caltagirone. sai quando io mi sono Beh, lo battuto so, per la ma quanti Catania? morti ci sono stati? Io Non solo a pensavo Gran che Michele. l'opera più importante che bisognerebbe fare, e l'ho detto pubblicamente, anche se poi, come dice, sono stato ripreso, è fare l'autostrada Raffaele, devo necessariamente Catania-Caltagirone. bloccarti. Dottor Barone, se non arrivate a prendere 800 voti come lista, la carica di vice sindaco che con il patto avete sancito andrà a farsi benedire? No, 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 assolutamente. Noi abbiamo fatto, abbiamo nominato già la nostra giunta, che è tutta di donne tranne il sottoscritto. Io mi sto candidando al Consiglio Comunale per garantire anche, come dice, una presenza sia in giunta che, perché è possibile, in giunta e in consiglio, per fare buona programmazione e buona gestione. La carica non è legata a questo esito elettorale. I giochi sono fatti, non siete favoriti, va bene, questo qui è una valutazione. A signor Barone, ma le opere di valore per voi sono tutti sipupi che mega galattici piazzati in tutte le villette per non parlare dell'ognomone. Va bene, ma queste sono valutazioni Sono cose che del passato. dobbiamo necessariamente chiudere. Allora, Sì. Raffaele, no. Dobbiamo chiudere. Allora, ribadiamo, questo qui era uno spazio del candidato sindaco Luisa Di Geronimo che per un'indisposizione all'ultimo minuto non è potuta essere presente in studio. Opportunamente il vice sindaco che la doveva accompagnare, già indicato in questo studio all'indomani della Delle vittoria delle primarie. primarie, ecco, ci fu una differenza di 18 voti. Ecco, io opportunamente il dottor Raffaele Barone mi ha detto se vuoi rinunciamo allo spazio, però io per completezza di informazione ho ritenuto opportuno, Grazie. ecco, avere questo spazio, darlo nella disponibilità e nella fruizione a tutti i cittadini elettori che saranno chiamati a Gran Michele domenica e lunedì a votare ed era giusto sentire anche la posizione di questa forza politica, certamente non di secondaria importanza né sminuita, anche se qui rappresentata opportunamente dal vice sindaco indicato, la dottoressa Luisa Di Geronimo, nella presenza del dottor Raffaele Barone. Grazie di essere stato qui con noi. Una preghiera soltanto, se lunedì dopo i risultati, ovviamente che si vinca o si perde, se alle 21 possiamo essere qui a commentare. Noi siamo Solitamente quando si perde ci si nasconde, Raffaele. sportivi, Io ti tu conosco e quindi lo ritengo conosci, che sai manterrai che la promessa per essere qui spero presente di, con noi. intanto vi ringrazio, spero di dare un contributo ai nostri cittadini per conoscere il nostro programma. Va benissimo. Grazie a te, in Buonasera, bocca al lupo, a te e alla arrivederci. dottoressa Di Geronimo per il risultato finale che sarà certamente quanto desiderate. Ecco, adesso andiamo a chiudere con l'ultimo stacchetto, l'ultimo spazio che è dedicato al candidato sindaco della lista civica di Francesco Specchiale. Potete mandare le vostre domande al numero SMS 334-335-8592, gli SMS, alle email. All'indirizzo redazione chiocciola tvrxenon.it oppure al telefono fisso 0933 per i meno adusi a queste diavolerie 50538. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo con l'ultimo candidato a sindaco della città di Gran Michele.